Noi stiamo per fare il sentiero per raggiungere il pilone di San Pancrazio. Abbiamo di nuovo rischiato di far attaccare il drone dai. Buongiornissimo, il sole è alto nel cielo, sono le 3 del pomeriggio e noi stiamo per fare il sentiero per raggiungere il pilone di San Pancrazio, che abbiamo scelto solo perché il nome è veramente bellissimo da pronunciare, San Pancrazio. Ci troviamo a Balme, noi siamo già stati qua per arrivare al Pian della Mussa, con le ciaspole. È tutto un altro paesaggio. Gli uccellini cantano, il sole splende. Abbiamo lasciato la macchina davanti alla pista da sci, che ora ovviamente non è da sci, e abbiamo proseguito, siamo tornati un pezzettino indietro e abbiamo proseguito sulla strada principale per un pochettino. In teoria dovremmo adesso raggiungere un pianoro e poi trovare una salita sulla sinistra. Ok, questo è l'inizio del sentiero. Qua da 45 minuti per raggiungere il pilone. Io avevo letto sulle indicazioni del sentiero 2 ore e un quarto, ma mi sa che intendeva andata e ritorno, è possibile, sì. Comunque, per raggiungere questo punto noi abbiamo fatto un po' un giro, nel senso che abbiamo lasciato l'auto dove c'è la pista da sci, poi abbiamo proseguito lungo il paese di Balme, siamo arrivati oltre le case, a quel punto abbiamo girato sul ponte che praticamente raggiunge la pista di pattinaggio e da lì abbiamo ripreso il sentierino che è questo, che è tutta quindi la via... siamo tornati indietro per un esatto. Pezzo. In realtà potevamo fare il giro probabilmente anche di là, magari lo scopriremo al ritorno, magari al ritorno proviamo a scendere di là, probabilmente si ritorna allo stesso punto da dove siamo partiti. Comunque non preoccupatevi perché troverete la descrizione dell'itinerario nel link qui sotto. Sembra dipinta o bruciata. Siamo arrivati all'Alpe Arbosetta. Qui c'è un'altra deviazione, dice il cartello, per San Pancrazio. Il sentiero è stato un po' poco battuto ultimamente, sembra. È piovuto tanto, dai. Piovuto tanto, sì, è vero. E non è proprio pulitissimo. Se quello che vedete davanti a voi non vi sembra un sentiero, è tutto normale. Anche in direzione dell'Alpe Comba. Sì, dovremmo passarci vicino, quantomeno. Ok. E anche in estate, per non farci mancare nulla, un bel fiumiciattolo in mezzo alla strada. Ci sta, ci sta. Seguire la strada percorribile anche da automobili o seguire quell'omino senza nessuna indicazione che sale lungo il bosco? Sarebbe bello, se sapessimo che il pilone sta là, sarebbe facile. Va bene, dubbi esistenziali. Beviamo un po' di acqua e decidiamo. Va bene. Eccolo in lontananza di fronte a noi, siamo sulla strada. Perché al bivio, dove c'era quell'omino di pietra, in realtà dietro, così si nascondeva? C'era un fiume. Sì, quindi cioè, siccome non siamo preparati per nuotare con il costume, abbiamo detto, ma seguiamo la strada. E sembra essere la strada giusta, infatti. Ci portiamo il caschetto e facciamo canyoning qua. Sì, così, a culo duro. Abbiamo raggiunto la costa degli alpeggi. Qui la strada si fa un pochino più selvatica. Evidentemente mi ero battuta. Adesso probabilmente ci passeremo in mezzo e poi ci toccherà proseguire da quel lato dove dovrebbe esserci il pilone. Alpeggi raggiunti! E ora ci tocca proseguire a sinistra, no, a destra. Era giusto, sulla destra. Ok, sì, anche perché la croce là ora lo sappiamo. Allora, dopo un attimo di dubbio, passando dietro all'alpeggio, abbiamo ritrovato un piccolo sentierino. Sì, perché praticamente il sentiero principale sembra prosegua dritto, però va in un... cioè va dall'altra parte sostanzialmente, il pilone invece è di qua. Quindi abbiamo seguito le casette di e abbiamo pietra, tagliato. E siamo passati qua in mezzo a questo sentiero non sentiero, perché adesso è cresciuta l'erba. Esatto, quindi e abbiamo ritrovato quello segnato. Esatto. Ecco qua la striscia visibile del sentiero, speriamo sia giusto. Proseguiamo. A quanto pare le marmotte hanno deciso di farsi le tane lungo il sentiero. E ci sono questi bei buchi sotto i sassi lungo il sentiero. Che albero è questo? Con i fiorellini così gialli? Non saprei. Ricorda quasi una mimosa. Ce ne sono un sacco.
Arrivati! Eccoci al pilone! Eccoci, San Pancrazio! In effetti c'è una bellissima visuale. Quella là sotto è Balme. Peccato che è un po' in ombra. Ma lui è il nostro pilone. E questa è la visuale. Spettacolo, molto bello. Non essendo di questa valle, noi non conosciamo molto bene le montagne circostanti, quindi ho aperto la mia applicazione PeakVisor e in pratica mi sta indicando quello là, il fort, mi dice. Vicino c'è cima Chiavesso, subito a fianco Punta Golai e lì sotto i Laghi Verdi, che ne ho già sentito parlare, tra l'altro. Quindi adesso sappiamo qualcosa in più delle valli di Lanzo. Facciamoci sto voletto di drone. Abbiamo di nuovo rischiato di far attaccare il drone da dei volatili. Sì, questa volta credo che siano dei rondoni di montagna, sì, perché sì, erano molto grossi e nere ed erano velocissimi. Erano molto minacciosi. Ma forse nel video si vede anche. Guardala, guardala, eccola lì. Madonna, sono delle schegge, sono dei caccia bombardieri. Va bene. E comunque il drone giustamente era una minaccia. Quindi. Esatto. Povero cucciolo di drone. Benissimo, siamo di ritorno e vi confermo che per raggiungere il pilone di San Pancrazio ci vogliono circa 45 minuti, seguendo il sentiero che abbiamo fatto noi. E il pilone si trova a 1740, una cosa del genere, metri circa. Ma quant'è bella quest'Alpe! Eccoci, siamo alla fine del nostro sentiero di oggi, adesso stiamo provando a passare da questo lato del sentiero per vedere se ci ricongiungiamo ugualmente alla macchina. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate scrivendoci quello che volete. E questo sentiero, devo dire, è molto facile, lo consiglio a quelli che stanno iniziando perché dura poco ed è semplice, quindi speriamo possa piacervi. E intanto noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! Prova a dire San Pancrazio 5 volte di seguito senza sbagliare. Veloce. San Pancrazio, San Pancrazio, San Pancrazio, San Pancrazio, San Pancrazio. Sì. 5 volte. Sei bravissimo. Grazie. Non lo so, non ho contato. Sì, io mi Dillo di nuovo. Ah! No, basta.